Buonasera amiche e amici di Trieste Caffè del FVG Caffè, questa sera sono in compagnia dell'amatissima Ale Danger. Buonasera e benvenuta. Buonasera a tutti. Grazie Ale per aver accettato il nostro invito e mi hai spoilerato prima che a breve uscirà un tuo singolo, quindi vorrei partire proprio da qui. Da dove è nata la tua passione per la musica e che cosa uscirà a breve? Vabbè, la musica... Non sono stata molto brava quando ero piccola perché io sono stata più coinvolta, mi sa che si dice, nel mondo dello sport. Okay. Ho fatto 15 anni in scherma, l'ho detto anche in un'intervista prima. Ma mia famiglia è sempre stata piena di musici, mio fratello, miei cugini fanno musica, sempre stato piena di persone che facevano musica, ma io quando mi portavano alla scuola di musica io andavo via alla scuola di musica per andare a allenarmi, perché mi passione in quel momento era la scherma, non era la musica. E dopo ho conosciuto qua in Italia un po' di persone che fanno musica e mi sono portati a diversi concerti, a festival, così. Come che anche in Bolivia io sono stata sempre in quel mondo in giro, capito? E sempre mi piaceva, ma non sono stata così a volerlo fare. Fino a conosciuto un ragazzo che mi ha detto, ragazzo, un'amica, mi ha detto, ma provaci. E stavamo su casa e lui c'aveva delle sai, tutto quello per registrare. E lui mi ha detto, provaci. E io, no, dai. E da lì è nata. E mi ha detto, provaci. Ma io sempre volevo, io quando ero piccola, mi ricordo che io mi guardavo allo specchio, mi pettinava e cantava. Ma mi inventava le cose, perché c'è un'immaginazione troppo grande, le persone che mi seguono, se non mi seguono, vanno a vedere il mio profilo, tutto. Io c'ho un'immaginazione troppo grande, capito? Io mi immagino delle cose così subito, mi invento delle cose, capito? Ma hai qualche artista italiano al quale ti ispiri? O... Di più latinoamericano. Latinoamericano. Sì, io sono... Io amo Karol G, non so se la conosci. Sì. Mi sa che lei, non solo come artista, sino come persona, come donna, si è messo in un mondo, perché ricordiamo che il mondo della musica è stato di più con maschi. In Italia adesso che le ragazze stanno entrando, ma anche a livello mondiale, erano solamente maschi. E lei è venuto con una potenza che adesso è la numero uno, per me è la numero uno, capito? Perché ha fatto, su Team per esempio, lei ha spiegato, in un video su TikTok ha mostrato tutte le persone che lavorano con lei nel suo team e il manager è suo padre, ma tutte le persone dopo sono femmine, perché lei vuole persone che siano femmine, capito? E a me piace tantissimo quello, perché è come che lei ha creato questo per aiutarsi tra di loro. Non so, è quello, sì, è una cosa molto bella e sinceramente è una cosa che per me lei è come un idolo in questo momento, no? Ma parlando, Ale, invece adesso del mondo dell'hard, mi hai svelato prima che proprio oggi è uscito un tuo video con Max Felicitas, che ti vede all'interno del video coinvolta con altre due ragazze più lui. Che esperienza è stata questa? Vabbè, è stata un'esperienza molto bella. Infatti io l'ho scritto e ho detto, guarda che ce l'ho due amiche argentine che sono venute qua a vacanza apposta per vedermi. Ho detto, guarda, facciamo un video insieme, no? E lui mi ha detto, va bene. Siamo andati di casa di lui e le ho presentato queste argentine e le ho detto, guarda che devi assaggiare la carne argentina, capito? Perché tutte le persone dicono l'argentina c'è la miglior carne, e lui l'ha assaggiato. È stato un video molto bello, sinceramente. Max è una persona... molto, molto brava, a mio parere, no? E per quanto riguarda invece sempre il mondo dell'hard, hai avuto a che fare in passato con qualche triestino, con qualche triestina? Sì, con una ragazza che si chiama Valentina, non so se cognome molto bene. So che è stata ospite nella nostra sì, trasmissione lei è molto bella, con il direttore Luca Marsi. Sì. Ho fatto contenuto per il sito Blu con lei, è stato un contenuto molto bello. Ho fatto anche un trisom con lei e un altro ragazzo, ma un trisom solamente come che leggero, capito? Non troppo okay. Esplicito. Ma lei è stata molto brava, una ragazza molto, molto bella anche. Sei rimasta soddisfatta? Sì, sì, lei è molto bella, molto, molto bella. Infatti io le dicevo a lei, tu sembri del nord, capito? Perché lei è bella, è bella. Ma secondo te, Ale, adesso il mondo dell'hard... E qual è? Che stato di salute ha?
è un po' in declino, collegandoci anche al discorso di OnlyFans, che ha avuto un boom, adesso sta pian pianino calando. Come la vedi? Quale potrebbe essere l'alternativa? Hai visto che comunque anche ci lavori. Sì, vabbè, prima te l'ho detto anche, io penso che tutte le cose c'erano un boom all'inizio, no? Ma dopo giustamente del boom scendono. E così tutto è la vita di OnlyFans è stata una cosa che sì, che ha fatto un boom per un grande periodo, perché uno, ricordiamo il Covid, anche se lo volevo ricordare, ma ricordiamolo, per il Covid ha fatto il boom, capito? Tutte erano a casa, chiusi, e che facevano più? Stavano su Only, capito? Ma giustamente le cose cambiano e anche, io chiarisco questo sempre perché non so se devo chiarirlo anche adesso, ma le ragazzine che lasciano, per esempio, io ho sentito tante ragazze che mi dicono: no, ho lasciato il mio lavoro, che era un lavoro fisso, per esempio, per entrare in questo mondo. Io dico: ma perché l'hai fatto? Dimmi un discorso diverso, perché io faccio produzioni, capito? Io faccio spettacoli, e OnlyFans è un ingresso in più, ma devo ricordare che io non ho lasciato nulla, io già stavo dentro di questo mondo. Ma se una ragazza viene e mi dice: ho lasciato il mio lavoro che prendeva, non so, 1200, 1400 al mese per fare solo F, ma lo puoi fare lo due insieme, capito? Beh, questo è un bel messaggio comunque. Sì, perché? Perché io dico, queste ragazze guadagnano 1000, 2000, 3000 massimo al mese su OnlyFans, e io dico sì, ma non lo vai a guadagnare tutti i mesi, capito? All'inizio sì, fai un boom, lavorano tutti, le persone che sempre ti hanno voluto vedere nuda, fai anche 10k quel primo mese, e dopo no, dopo perdi la passione, capito? Perché è un po' perché sì, è così sempre giustamente devi promozionarti, andare a altre cose, ma così va a stare sempre. Giustamente che hai che capire anche delle prospettive delle persone. Per esempio, se una persona mi dice a me: guadagno tanto soldi su OF, che succede tanto, che tante ragazze le abbiamo sulla TV, su tutti i parti, che dicono: oh, io guadagno un sacco di soldi. Giustamente, ma se per te 1000 euro è tanto soldi, va bene, ma per me 1000 euro non è tanto soldi, per me tanto soldi è 1 milione di euro, quello è un tanto soldi. Tante ragazze si lasciano io guadagno tanto soldi, perché? Perché io oggi abito con i miei genitori, non c'ho nulla di spese, e tu mi vedi che ogni mese mi compro una borsa diversa di Gucci, e tu pensi che io sto benissimo. Io abito da sola, mi devo pagare le mie cose da sola, ce l'ho due case in affitto perché io sto in Ancona e a Milano. Allora, tutte quelle spese, giustamente, io non posso guadagnare 1000 euro al mese, no. Capito? Allora, per quello anche uno deve farsi capire quanto è tanto soldi per te. E le persone che lavorano vogliono lasciare tutto questo per OF, non farlo. Continuate con il suo lavoro e quello lo fanno come due cose collegate, capito? È lo stesso che fare le persone che guidano il Uber. Okay. Le persone che guidano il Uber hanno il suo lavoro normale e dopo vanno a lavorare in Uber. Perché è un lavoro, questi lavori si sono creati per darsi una mano, per un extra, non sì, per essere 100%, esatto, non per essere 100%. È diverso, anche le spiego adesso, è diverso le persone come me che sono dentro di questo settore. Perché? Perché già dobbiamo esserci lì, capito? Lo stesso che succede con Malena, con Martina, con Sara Diamante, lo stesso. Loro già sono dentro quel mondo, devono farlo anche, perché è un collegamento. Ma una persona che non ha fatto mai produzione, che non ha fatto mai un spettacolo, che non ha lavorato mai su un night, su un lap dance, capito? Viene a dirmi a me che apro F e guadagno tantissimo soldi, guadagnerai, mamma, guadagnerai 1, 2, 3 mesi. E dopo devi stare a registrare sempre diversi contenuti, diverse cose, stressarti. E tutti i soldi che stai guadagnando lo stai spendendo, perché andare a fare produzioni, andare a fare contenuto, vuol dire che tu devi pagare l'albergo, devi farti l'analisi. È un investimento comunque. È un investimento, ma se tu guadagni 8k al mese per fare questo investimento, devi spendere 4k al mese e dopo devi pagare le tasse e dopo alla fine quanto ti rimane? 1000 euro. Allora, sì. Dove stai meglio? Guadagnando 1000 euro su un bar che lavoravi 8 ore o guadagnando 1000 euro quando devi stare 24 ore? Perché a me mi chiamano anche alle 3 di mattina che devo fare le videochiamate. Ah, succede? Succede. Tu che vai a dire no? Se ti dicono le persone ti pago 100 euro per fare una videochiamata, tu rifiuti? La vita è stressante comunque. No, non è stressante, io non rifiuto, a me mi piace parlare con le persone. Ma è una cosa che uno si deve pensare un poco, capito? Io per quello, io sempre consiglio, se voi volete fare OF, fatelo. Lo consiglio, ma non lasciate la sua vita. Bravo. Studiate,
perché molto bisogna studiare. Studiare. Sì, io ho studiato, io sono laureata. Vogliamo dire anche in cosa magari? La lingua. Ah. Parlo 4 lingue. Vero. Ma quando verrai a trovarci, Ale, siamo in chiusura, a Trieste? Non lo so, devo organizzarmi. Ti aspettiamo a Trieste, Ale. Sì. Cioè, dai, cerchiamo magari di incastrare tutti i tuoi impegni nell'agenda, che so che tantissimi triestini e triestine non vedono l'ora di vederti. Speriamo, sì. Ale, grazie mille. Grazie a te. Per esserti raccontata a tutti i nostri telespettatori e speriamo di rivederti a Trieste, magari nei nostri studi di Trieste Caffè del Fabrizio Caffè. Sì. Anche con Luca. Va bene. Grazie Ale. Ciao. Buona e ciao serata. Luca.